Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi, carissimi, la sesta domenica di Pasqua. Vogliamo pregare in particolar modo per l'Italia, per gli italiani, sia coloro che vivono in Italia, per coloro che sono emigrati nel mondo. Stiamo vivendo un periodo di sofferenza globale, ecco però siamo soprattutto uniti nella fede e nell'amore di Cristo. Vogliamo anche pregare per coloro che oggi non hanno potuto festeggiare a causa di questa pandemia. Ricordiamo i 25 anni di Monsignor Jamie, ricordiamo anche la festa di San Nicola nel paese nostro. Vogliamo affidare tutto nelle mani del Signore, celebriamo insieme questi santi misteri. Per celebrare degnamente riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Proter magnam gloriam tuam, Domine.
Preghiamo, o Dio onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu una grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate a Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate a Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in Lui esultiamo di gioia, con la Sua forza che domina in eterno. Acclamate a Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la Sua misericordia. Acclamate a Dio, voi tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurci a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. La mia parola, dice il Signore, e il mio Padre lo amerà e noi verremo da Lui. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimase presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre mio affinché vi mandi il Paraclito, lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, il Consolatore, l'Avvocato Difensore, lo Spirito dell'amore del Padre. Non chi dice Gesù, Gesù entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Se mi amate, qui si vede la nostra fede, se noi veramente amiamo, se noi veramente facciamo la volontà del Padre, non se sprechiamo parole per chiedere ciò che a noi piace. Il Signore ci chiama amici, ci chiama amici perché ci ha rivelato tutta la verità, tutto ciò che il Padre ha rivelato a Lui, Lui lo ha rivelato a noi. Non siamo più servi né schiavi, ma siamo Suoi amici. Fra non molto celebreremo l'Ascensione e la Pentecoste. Il Signore Gesù tornerà al Padre per inviare a noi lo Spirito Santo, lo Spirito di cui abbiamo bisogno per combattere, per sopravvivere, e resterà per sempre con noi, fino alla fine del mondo. Purtroppo il mondo non lo conosce, non può riceverlo, però a noi che l'abbiamo ricevuto sarà richiesto molto di più. A chi fu dato molto, molto sarà richiesto, e a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. A noi che abbiamo ricevuto il dono della fede, il dono dell'amore, lo Spirito Santo, ecco, noi abbiamo una responsabilità maggiore, più grande. Dobbiamo dare testimonianza, dobbiamo mettere in pratica l'amore più grande, perché Dio ci visita, Dio ci invia lo Spirito Santo. Perché? Per inviarci anche a noi in tutto il mondo. Come il Padre ha inviato me, così io invio a voi. Andate in tutto il mondo, battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Chi si convertirà sarà salvato. Ecco, oggi, come abbiamo detto, preghiamo per l'Italia, in particolar modo per gli italiani, sia per coloro che vivono in Italia che anche per coloro che sono emigrati all'estero. Ecco, prendiamo ad esempio l'Italia. Da circa 2000 anni il Signore invia il suo Santo Spirito alla sua Chiesa, e il centro della Chiesa è Roma. L'Italia viene anche chiamata la terra dei santi, che infatti ci sono tanti santi, ci sono stati e ancora oggi. Dio ci visita continuamente.
Però noi cosa facciamo? Lo accogliamo o lo rifiutiamo? Siamo disposti a continuare la missione di Gesù, la missione dell'amore di Dio Padre. Siamo connessi con il Padre come Gesù. Guardate l'intima relazione di Gesù con il Padre. Oggi siamo connessi con tutte le parti del mondo, con il Wi-Fi. Siamo in grado di connetterci. Però siamo connessi con Dio Padre, con Gesù, con i Santi, con la Madonna. Come Gesù, pregherò il Padre mio ed egli vi invierà lo Spirito. Siamo pronti ad accogliere. Abbiamo il cuore aperto. Ecco, come possiamo ricevere questa connessione con Dio Padre? Pregando, come Gesù, per ricevere questo Wi-Fi, questo Spirito Santo. Però se il telefono è scarico, se il cuore è scarico, se non c'è batteria, se non preghiamo, il cuore non può essere connesso con Dio. Non possiamo fare da ponte, come fece Gesù che ci ha riscattati. Come dice San Pietro oggi, glorificate a Dio nei vostri cuori. Siamo noi la Chiesa, siamo noi il Tempio dello Spirito Santo, anche se per adesso non possiamo venire qui fisicamente. Siamo noi il Tempio di Dio. Dio ci ha preparato un corpo affinché possiamo glorificare Dio nei nostri cuori. Dobbiamo adorare a Gesù anzitutto in spirito e verità. Anche Gesù era un emigrato, se ci pensiamo, un emigrato in questo mondo. Anche noi cristiani siamo tutti emigrati in questo mondo, perché non siamo di questo mondo. Noi apparteniamo a Dio, siamo solo di passaggio. Siamo tutti emigrati, pellegrini, passeggeri in questo mondo di prova, di sofferenze e di croci. Ma per ognuno di noi Gesù ha una missione. Vi ricordate quando Gesù parlò alla folla? Chiunque mi vuole seguire deve fare tre cose: rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per chiunque, voi mi direte, chi non ha il dono della fede, chi cerca trova. Qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Non possiamo rinnegare l'amore. Uno può dire io non ho ricevuto il dono della fede, ma nessuno può dire che l'amore è la cosa più meravigliosa, più grande, più bella del mondo. E Dio è amore. C'è un salmo che dice Dio castiga e salva. Tradotto dalle parti nostre si direbbe chi ti ama ti fa anche piangere a volte. A volte Dio permette anche il male, come ha permesso la crocifissione di Gesù, la morte in croce. Però da quella morte in croce abbiamo ricevuto la vita, è risorto e ci invierà, lo continuerà fino alla fine del mondo ad inviarci lo Spirito Santo. Però dobbiamo passare per la croce. Siamo cresciuti da cristiani, siamo nati in un paese cristiano. Dio ci ha visitati sin dall'infanzia. Noi cosa facciamo? Lo seguiamo? Vogliamo continuare l'opera di Dio o no? Spetta a noi. Vedete l'imposizione delle mani, come si tramanda lo Spirito Santo? Tramite l'imposizione delle mani, tramite il sacramento del battesimo, della cresima, quando riceviamo la Santa Eucaristia. Sin dagli inizi gli apostoli tramandavano lo Spirito Santo tramite l'imposizione delle mani. Oggi i sacerdoti, noi sacerdoti veniamo ordinati tramite la stessa imposizione, lo stesso Spirito Santo che Dio ha promesso per rinnovare ogni giorno la faccia della terra. Quando noi veniamo a messa o partecipiamo alla Santa Messa, preghiamo insieme ai sacerdoti,
non è una... così non siamo spettatori come se andassimo al cinema o al teatro. Il Concilio Vaticano II dice che c'è una partecipazione attiva. Quando noi andiamo a messa, partecipiamo attivamente al più grande miracolo che possa mai essere celebrato in terra. Perché si dice pontefice? Perché è un ponte tra cielo e terra. È Dio che ci ha detto: fate questo in memoria di me, finché io tornerò. La cosa più importante per noi è la salvezza delle anime. Salus animarum, suprema lex. La legge suprema della nostra fede è la salvezza delle anime. Anche se, come adesso, dobbiamo passare per questo tunnel della pandemia, dobbiamo passarci, però dopo ci rialzeremo più forti di prima. Oggi dovevamo festeggiare il nostro patrono, il paese nostro in Italia, San Nicola di Bari, in Calabria. Dovevamo celebrare il 25° anniversario di Monsignor Gemi, tante altre feste, matrimoni, battesimi. Abbiamo dovuto rinviare, però siamo qui a pregare. Non ci stanchiamo mai, come Dio non si stanca mai di perdonarci. Così noi non ci dobbiamo mai stancare di perseverare, di celebrare, di fare da ponte per i nostri fratelli che non hanno ricevuto il dono della fede. Chi lo sa perché? Dio lo sa. Affidiamo a Lui le nostre vite e Lui ci aiuterà. Sant'Agostino diceva: quando pensi di cercare Dio, Lui già ti ha trovato. Dio vuole anche che noi lo cerchiamo, che noi lo desideriamo. Ci dobbiamo incontrare, deve essere un incontro tra Dio e il popolo. Ci vuole anche la buona volontà. Bisogna fermarsi, pensare, pregare, cercare di capire, leggere il Vangelo. Chi cerca, trova. Riceveremo i 7 doni dello Spirito Santo, tra cui ricordiamo anche la scienza, la sapienza e l'intelletto. Sono anche doni di Dio. Non ci può essere rivalità, contrapposizione o divisione tra la fede e la scienza, perché entrambe vengono da Dio, è dono di Dio. E Dio non è diviso. Il problema quando sorge? Quando l'uomo vuole prendere il posto di Dio. Anche la ragione. Dio ci ha donato il lume della ragione, però la fede è superiore. La fede è superiore. Dobbiamo pregare. Questo è il segreto. La migliore medicina è l'Eucarestia. La migliore medicina è la confessione, la penitenza. Tanti santi iniziarono il loro cammino di conversione facendo penitenza, piangendo per i loro peccati. Poi Gesù ci dice chiaramente: se il mondo vi odia, non vi meravigliate, perché prima di voi ha odiato me. Purtroppo c'è questo divario tra Dio e il mondo, però noi possiamo curarlo se il mondo si fa curare. Se noi ci affidiamo a Dio, se noi preghiamo, se noi cerchiamo la via, la verità e la vita, che si trova solo nel Santo Vangelo. Allora, se siamo risorti con Cristo, pensiamo alle cose di lassù, dove Cristo siede alla destra del Padre. Cosa impariamo da questa pandemia, da questo virus che affligge il mondo? Impariamo che noi non siamo onnipotenti, che noi non siamo eterni. Solo Dio è onnipotente ed eterno. Dio ci mette alla prova, come Lui ha amato noi. Vediamo se anche noi amiamo a Lui. Lui ci libererà, solo Lui può liberarci. Ascenderà al Padre, il medico divino.
se mi amaste vi rallegrereste, perché io torno al Padre, Padre mio e Padre vostro, e porto con me tutte le vostre miserie. Le presenta al Padre affinché noi possiamo essere guariti. Allora cerchiamo di connetterci anzitutto con Dio, cerchiamo di imitare questa relazione intima che era la forza di Gesù con il Padre. Una cosa sola, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, questo circolo di eterno amore. E noi possiamo partecipare, se veramente vogliamo dare la nostra vita, se veramente vogliamo amare. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Nella stessa misura in cui noi amiamo, ecco, nella stessa misura riceveremo l'amore di Cristo. Passa la scena di questo mondo, tutto finirà in questo mondo. Solo le tre cose che sappiamo resteranno: fede, speranza e carità. Allora vogliamo pregare, preghiamo insieme affinché il Signore ci invii lo Spirito Santo, il Paraclito, il Difensore, il Protettore, affinché rimanga sempre con noi e noi siamo in grado di accoglierlo, di dare a Dio il primo posto, perché è Lui che ci ha creati e solo Lui può salvarci. È Lui il Padre, è Lui che ci ha creati, solo Lui può salvarci. Lui vuole cooperare con noi, però noi dobbiamo dare a Lui il primo posto. Non possiamo dare a Lui il secondo o l'ultimo, sì, ogni tanto vado a messa, quando ho tempo. Non è così. Dobbiamo dare a Dio il primo posto che Gli spetta. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio del Padre, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo allo Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, che nel Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La sorte di tanti nostri fratelli non ci può lasciare indifferenti. La redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. In questa profonda convinzione rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: salva il tuo popolo, o Signore. Perché coloro che hanno ricevuto fin dalla nascita il battesimo riconoscano il dono di Dio e si impegnino a portare la luce della fede anche ai pagani del nostro tempo. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore, perché nessuno di noi si disinteressi del bene spirituale dei propri fratelli, ma avviciniamo con amore quanti si sono distanziati dal banchetto pasquale e affrettiamo il loro ritorno. Preghiamo, salva il tuo popolo, Signore,
perché i cristiani che danno scandalo per l'incoerenza tra la fede e la vita avvertano il rischio e l'ambiguità della propria situazione e si aprano alla novità dell'esistenza in Cristo. Preghiamo, salva il tuo popolo, o Signore, e preghiamo per l'Italia, per gli italiani, finché il Signore ci aiuti, ci protegga, sia dal punto di vista sanitario che anche economico e sociale. Affidiamo a Lui le nostre vite, affidiamo a Dio le nostre esistenze. Preghiamo, salva il tuo popolo, o Signore. O Dio misericordioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del tuo Spirito, perché vediamo ciò che giova alla nostra vera pace e facciamo quanto sta in noi per costruire un mondo rinnovato nell'amore per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta sulla terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine, ec venias. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con tutti voi. Nello spirito del Cristo risorto, diamoci il segno della pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Bella pro montos.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, dice il Signore. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, che rimanga con voi in eterno. Alleluia. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale, con la forza di questo sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace e rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti e preghiamo insieme un'Ave Maria alla Madonna. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.